Va bene, decidiamo che ormai per partito preso sul regolamento è stato scritto che verso nei confronti della Juve, specialmente nei confronti di Alessandro, quella spintarella non è mai fallo, no? Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Spero che oggi vi siate svegliati un po' di buon umore perché abbiamo sì portato a casa solamente un 1-1 quando non solo speravamo dei 3 punti, ma abbiamo anche avuto la possibilità di effettivamente portare a casa il risultato. Non ci siamo riusciti sfortunatamente, ma dico di buon umore perché rispetto a dove. Da dove veniamo, l'ultima partita che abbiamo giocato contro l'Inter a San Siro, dobbiamo dire c'è stato un leggero miglioramento, no? Almeno dal punto di vista dello spirito, dell'amore nei confronti della maglia che questi ragazzi hanno dimostrato, della voglia di combattere, della dimostrazione di essere effettivamente una squadra. Forse qualcosa, qualche speranza c'è in questi ragazzi. Tutto migliore, quindi c'è da dire che a fine primo tempo, dopo un buon primo tempo affrontato dalla Juventus, mi sono sentito sollevato nonostante stavamo perdendo 1-0, perché a quel punto il problema non era esattamente il risultato, il fatto che eravamo in svantaggio, a quel punto il fatto era siamo in partita rispetto a San Siro dove non siamo letteralmente entrati in campo. Ovviamente avete sentito tutti le voci, avete letto tutto Sport quando parla di Di Maria come non esattamente e solamente una distorsione alla caviglia che casualmente era successa anche a Vlahovic nella partita precedente, ma che ci sia qualche tipo di litigio e di discussione all'interno dello spogliatoio con Allegri. Quindi nel venire a conoscenza della notizia del fatto che sarebbe stato in panchina, Di Maria ha preferito tirarsi fuori dalla partita. Inutile dire quanto da tifoso l'idea che i nostri giocatori facciano una cosa del genere nei confronti del mister. Che siamo o meno d'accordo con quella che è la filosofia del mister, eccetera, eccetera, non mi piace affatto. Non mi piace affatto l'idea che ci sia una specie di ribellione e che questi, tra virgolette, professionisti che vengono pagati per rispettare un contratto che hanno firmato, nel momento in cui vengono chiamati o in panchina o in campo a dare la propria prestazione e contributo come appunto da contratto, prendono la libertà di tirarsi indietro per qualche motivo personale, di orgoglio, eccetera. Io voglio partire dal presupposto che queste sono soltanto voci, quindi non è vero che Di Maria ha litigato con Allegri, effettivamente c'è stato un infortunio che l'ha portato a stare lontano dal campo e a non essere parte della partita di ieri. Quindi pensiero positivo anche da questo punto di vista, perché il vostro Andrea Stay Calma da New York è sempre proiettato sul pensiero positivo e l'ottimismo, perché grazie a questi ci salveremo, signori. Non so se solo grazie a questi, ma questi ce la faranno vivere sicuramente meglio di come la stiamo vivendo. Quindi l'ottimismo sicuramente nel fatto, tornando al campo, nel fatto che il tempo è stato molto buono, Fagioli è tornato a farsi vedere come probabilmente il miglior centrocampista che abbiamo disponibile in questo momento, perlomeno guardando come tocca la palla, è veramente un altro livello. Bene i due ragazzi che sono entrati il secondo tempo, Soulé e Ealing Junior, nonostante il povero Soulé ha sbagliato un gol che sarebbe stato importantissimo, perché eravamo sul finale, in mezzo all'area, ha buttato alta una palla che avrebbe potuto significare appunto la vittoria, i 3 punti, ma
questi ragazzi sono giovani, quindi diamogli tempo, no? Come abbiamo detto ieri sera con Raffo a You and Me e tutti i ragazzi che c'erano in live, che tra l'altro saluto, approfitto per ringraziare anche Raffo per l'ospitata, perché mi ha fatto veramente piacere. I ragazzi, diamogli tempo, non cerchiamo di non eccitarci troppo quando vediamo qualcosa di buono e di non deprimerci, di non buttarci giù e non screditarli troppo nel momento in cui succede qualcosa di sbagliato. Healing, rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente, le poche volte che l'abbiamo visto in campo, si è visto molto più attivo e molto, molto migliorato. È tornato ad essere Healing come prima dell'infortunio, no? Perché non è mai veramente tornato, non si è mai fatto veramente vedere con quella forma, con quella condizione. Tutto bene anche per quello che riguarda Milik, che ha fatto una grande partita da centravanti, importantissimo, sfortunato un po' nelle occasioni, e non so, sicuramente non si può parlare di sfortuna nel rigore, e non posso dirvi, ragazzi, che mi sia piaciuto particolarmente il modo in cui ha deciso di cacciarlo, ma che ci posso fare? Magari sono io che non capisco e la scelta rimane sempre la sua. Dice che sbaglia solo chi effettivamente li calcia i rigori, quindi perlomeno si è fatto perdonare, si è sdebitato con un gran gol, perché poi il secondo tempo Milik ha messo veramente un gran gol. Come al solito non possiamo non parlare di qualche polemica arbitrale, perché non sarebbe una partita della Juve se non ci fosse un minimo, no, di un qualcosa che sia successo. Ad esempio, molto interessante il rigore assegnato al Bologna, che viene da un fallo su Alexandro, che va bene, decidiamo che ormai per partito preso sul regolamento è stato scritto che verso nei confronti della Juve, specialmente nei confronti di Alexandro, quella spintarella non è mai fallo, no? Non era fallo con Milinkovic-Savic, quindi non era fallo neanche oggi. Però io dico, vedendo i replay del fallo su Orsolini, il contatto io ancora non l'ho visto. Sono passate non so quante ore e sto ancora aspettando di vedere un contatto vero e proprio. E mi hanno detto, no, ma perché il sistema della VAR, le telecamere erano rotte, quindi nel caso in cui non possono controllare, allora sì, lì decidono a sfavore della Juve, come ha detto Tutto Sport. Nel dubbio, a sfavore della Juve. Qualcosa mi ricorda questa frase, no? L'avevamo sentita, mi sa, tipo dal presidente di Lega nel 2006, nelle intercettazioni in cui diceva Bergamo, mi raccomando, che non aiuti la Juventus, no? Sembra che la storia si ripeta in qualche modo. L'unico nome che rimane sempre lo stesso è la Juventus, però gli altri, quelli intorno, in qualche modo cambiano e il risultato è sempre lo stesso. Vabbè, comunque prendiamo atto 1-1 e ci portiamo a casa tutti i fattori, i lati positivi della questione. Il primo è un punto, come ha detto mister Allegri in conferenza, guadagnato sulla Lazio. Il secondo lato positivo è che abbiamo tirato fuori uno spirito che sembrava scomparso e che ci fa essere un po' più fiduciosi nei confronti delle prossime due partite e, se Dio vorrà, della settimana prossima, dove ci andiamo a giocare praticamente tutta la stagione contro il Siviglia. Che emozione, signori! Io a questo punto vi lascio, perché sono anche un po' stanco, mi vado a fare la mia solita camomilla e dopo tanto parlare di Juve sto un po' perdendo la voce, lo potete sentire. Sapete che questo è sempre un orgoglio, perché si torna a casa senza voce, però io vi lascio. Vi auguro una buona giornata e soprattutto le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!